Nuovamente in compagnia dei Grosseto Fiere, quest'anno una nuova edizione della Mostra Scambio, un'edizione diciamo naturalmente di alto livello perché abbiamo tantissimo collezionismo, abbiamo tantissimi appassionati e di questo naturalmente possiamo essere contenti. Certo, siamo più che soddisfatti, due belle giornate, sono arrivate tante auto e moto d'epoca nei nostri piazzali, in più abbiamo tutti i nostri eventi con i motori, il freestyle, il go-kart, le mini moto, tanti eventi per due pomeriggi e due giornate in allegria nel nostro centro fiere. Direttore, da questo punto di vista naturalmente abbiamo la sensazione che si possa crescere ulteriormente, c'è la possibilità, se ne parlava anche nei giorni passati, che nelle prossime edizioni ci siano anche degli espositori internazionali. Sì, sì, certo, noi allarghiamo sempre i nostri confini, ogni anno facciamo sempre qualcosa di meglio e quindi anche per il prossimo anno si prospetta una manifestazione bella come d'altronde è quella di quest'anno. Una media di visitatori abbastanza elevata, in più naturalmente comincio finalmente anche a essere un visitatore non soltanto localizzato in una zona di Grosseto e la Maremma, ma finalmente si attrae anche un visitatore che è di lunga permanenza, non più sulla singola giornata, anche sulla doppia giornata. Quale potrebbe essere uno spunto ancora più naturalmente magari fondamentale per cercare di allungare ancora di più la permanenza qui e attrarre ancora maggiormente chi viene da fuori Grosseto? Sì, sì, no, il nostro pubblico vengono molti da fuori Grosseto, molti anche da fuori regione. Abbiamo fatto uno studio recente sui pernotti che facciamo, sui pernottamenti che riusciamo a portare alle nostre manifestazioni. Sicuramente c'è uno sviluppo proprio di un turismo fieristico, di comitive comunque si spostano per la fiera e poi tornano nel nostro territorio dopo averlo poi visto e visitato. In proposito, proprio per il Game Fair abbiamo costruito dei pacchetti turistici proprio per i gruppi e per le famiglie che sono pubblicizzati sul nostro sito proprio per favorire la permanenza sul nostro territorio di pubblico oltre che viene da fuori della nostra regione. Ricordiamo il Game Fair, un fiore all'occhiello perché ormai acquistato naturalmente da parte di Grosseto Fiere al 100% nella titolarità del brand e naturalmente spostato in un momento differente, se non ricordo male, a settembre, proprio per dare anche una diciamo destinazione anche a quello che è il turismo locale, quindi si cerca di fare sistema, quello che fino ad ora naturalmente è stato un po' la parte un po' mancante, carente di quello che riguarda le mostre mercato e soprattutto di quello che riguarda non soltanto la fiera in sé ma tutto quello che ruota intorno all'evento fieristico. Sì, sì, certo, noi abbiamo ora due grandi fiere, sono veramente due grandi fiere, la fiera del Madonnino e il Game Fair che abbiamo per l'appunto acquistato da IEG, che è la società che l'organizzava prima, lo organizzeremo noi direttamente e certamente potendolo organizzare direttamente abbiamo allontanato le due fiere l'una dall'altra proprio per favorire i visitatori e quindi allontanarli da due eventi comunque grandi e poi settembre perché è un mese ancora molto bello qua in Maremma dove c'è ancora tanto turismo che può comunque rimanere e il Game Fair è veramente un motore importante perché è una manifestazione outdoor, quindi all'aria aperta dove ci sono tantissime attività, è una grande attrazione per tutti, quindi può diventare veramente un volano turistico importante. Quindi si parte per certi versi con naturalmente a tutto gas per quello che riguarda la Mostra Scambio e si cerca naturalmente di tirare la volata anche per quello che è naturalmente la stagione lunga dell'ente fiera, della fiera Grosseto, per naturalmente dare anche uno sprint in più a quello che è l'economia legata al turismo a livello grossetano. Sì, sì, certo, la Mostra Scambio è il primo evento grande che facciamo noi qui alla Mostra Scambio, apre la nostra stagione fieristica e poi si susseguono tutti i nostri appuntamenti che non sono solo qui ma anche nelle vie del centro storico perché per ogni manifestazione facciamo un'anteprima nel centro storico. Quest'anno, anzi in proposito del 40° del Madonnino, faremo una grande anteprima in Piazza Dante, divertimento per tutti e vedrete sarà una cosa grande anche in Piazza Dante. Siamo in compagnia di Roberto Righetti, la vera anima di questa esposizione per quello che riguarda naturalmente l'ambito motoristico. Possiamo andarne fieri? Sì, quest'anno abbiamo voluto creare questo museo. Premetto, tutti gli anni in occasione della Mostra Scambio creiamo un museo itinerante e gli diamo un tema. L'altro anno c'erano le moto modificate, gli anni prima le spider. Quest'anno si è voluto fare le macchine da rally. L'idea è nata perché nel 72 il rally di Monte Carlo passò da Grosseto, fece tappa a Grosseto, per cui
ci è riacceso l'animo rallistico. Ho contattato un po' di amici che di rally veramente se ne intendano, che tant'è vero hanno scritto proprio un libro sulla Fiat 131 Abarth Rally, per cui l'ho coinvolti e questo è il risultato. Abbiamo trovato queste macchine, potete vedere qui, che fra l'altro sono anche le macchine che sono citate sul libro, tutte macchine numerate, catalogate. Si sono riunite in questa location che diciamo da bello spicco, e ecco che abbiamo il meglio delle macchine del 131 rally dell'epoca. Poi naturalmente fuori c'è tutta una kermesse di macchine dove ci sono i club Lamas, l'Anteas, tutte le Fiat 500 Club Italia, che ognuno ha dato il suo supporto, hanno portato i suoi gioielli. Si va dalla 500, come potete vedere fuori, al Jaguaré. Possiamo tranquillamente dire che qui a Grosseto, a Braccagni, in questa mostra mercato scambio, per quello che riguarda cuori e motori, vanno realmente a tempo. Esatto, qui battono veramente a tempo. C'è chi batte a 4 cilindri, chi batte a 6, e ci sono anche dei 12 cilindri che battono veramente col motore dove diciamo l'elettronica ancora era roba ancora da scoprire, e qui veramente c'è le puntine che si sente, l'albero a camme che batte, come dicevi te.